13 barili di petrolio, 27 milioni di viti, 300 etti di prosciutto cotto, di crudo 240, 3 anni di farina, burro, olio, un iPhone, 3 quintali di verdura, 2 mesi d'affitto in provincia, un volo per banco, New Delhi, Saigon, una settimana in Egitto, tutto compreso, una stampa di Osvaldo Guaiasamien, una mastoplastica additiva all'ospedale dell'Havana per un seno solare, 20 grammi di eroina, 5.760 goldoni, quelli miei pacchi famiglia, gusto banana, una vacca, 2 vitelli, 85 galline, 8.000 bottoni, un rubinetto per il lavandino, mezzo schnauzer gigante, 2 tonnellate di grano, un biglietto per la prima dell'opera, della scala, quasi un container di terra per le piante, una escort, bella, pulita, ma un po' esigente, 40 giovanissime puttane thailandesi, albergo compreso, un drago di Komodo al mercato nero, un divano scomodo di polistirolo, disegnato da uno che non riesco a dire il nome. Un martello pneumatico, la parte sopra di una dentiera, 120 mojito, senza alcuna garanzia sulla buona riuscita. Un posto da clandestino per l'Italia, su una nave in partenza dalla Libia, senza alcuna garanzia sulla buona riuscita. 70 libri di Agrati, con lo sconto ovviamente, un paio di scarpe, 465 canzoni in MP3, una cintura, 465 kg di polenta, 85 minuti a McDonald's, in Francia, Spagna, Oman, Bahrain, Brunei, Pakistan, nelle Filippine, in Uruguay, nelle Figi, a Dubai, in Azerbaigian. Un vaccino per più di 3.000 bambini, un vaccino per quasi 21 cani, un sicario, con funzioni solo intimidatorie. Una forbice d'argento che tagli la distanza tra necessario e desiderio.